Vicino al tabaccaio, vi fermate. Thank you.
Marcello Bonacci, che a Cefalonia combatté e cadde
a soli 24 anni, guardando in faccia il nemico, scagliandogli contro, non avendo Enrico Toti, la pistola lo scarica e indicando ai suoi la strada da seguire, quella del dolore e del sacrificio. Toritto è onorata di avergli dato i natali, di averlo visto bambino e poi giovinetto, di averlo visto partire. Ne ha pianto la morte e l'ha onorata il 2 novembre del 1958, intitolandogli la strada cittadina, che il destino ha voluto quasi si incrociasse con un'altra, intitolata ad un altro eroe salvo d'acquisto. Non ne ha però potuto custodire le spoglie, perché la mamma, per tanti anni direttrice dell'asilo infantile Maricusa, volle che egli riposasse per sempre tra i suoi compagni, tra i 75.000 che riposano per sempre nel sacrario del Cammino Oltremare. Ma Toritto ne vuole custodire gelosamente il ricordo, per noi e per le nuove generazioni, perché i valori ideali per i quali si sacrificò Marcello Bonatti siano i nostri valori e siano i nostri ideali. Per questo ne commemoriamo il 50° anniversario della morte, ben lieti che sia qui con noi, a testimonianza di questa continuità, il nipote dell'eroe che porta il suo nome, l'ingegnere Marcello Bonatti, che con legittimo orgoglio ha sul suo petto la medaglia dello zio. Lo ringrazio per aver accolto l'invito a partecipare alla cerimonia, così come ringrazio la Federazione dell'Astro Azzurro, il cui presidente dottor Zingarelli terrà l'orazione ufficiale, l'Associazione Nazionale Combattenti, le associazioni combattentistiche e d'arma, le rappresentanze scolastiche e sportive e in maniera particolare, consentitemi, il tenente colonnello Burro, reduce medaglia d'argento alla monumentale, reduce della Acqui che ha 86 anni e qui a testimoniare il ricordo e il dolore per i compagni caduti laggiù. Le truppe tedesche distanti negli ultimi cosalori. La divisione Acqui, costituita da tanti artiglieri, genieri, carabinieri, finanzieri, avieri, marinai e lavoratori, nel 1993 occupava il ricco di Cevalone, dopo Giada Santamano, dopo la missione dell'Ottocento, nel reparto tedesco, che sostituiamo nel autorità civili, militari, signore e signori cittadini. Siamo qui oggi per celebrare contestualmente due avvenimenti. Onore alle forze armate della ricorrenza del 4 novembre, a cui annisero gli onori di una storia, pure con l'enorme sacrificio del vita umana, che ancora oggi glorifica la nostra Italia. Onore ai caduti nella ricorrenza del 8 settembre 1943. Ebbene, ha fatto il sindaco di Torino, ha unito queste due circostanze di onorare un caduto figlio di Torino. Testimonia fierezza morale, onestà di intenti, orgoglio dell'onore di servire con umiltà e dedizione la patria. Coloro hanno sacrificato la loro vita non per affidare l'Italia a chi chiede troppo, sapendo di aver offerto poco, ideali e materiali della resistenza. In questo momento a me come a voi un nuovo lavoro di commozione si preste da ricordare un figlio di questa terra, un figlio eroico di questa città. Nel 11 ottobre 19 e da qui, dopo un periodo trascorso a materia e partazione,
e di ardimento, egli cadde e si malò a Cefalonia nei giorni che seguirono l'8 settembre. Per tale motivo gli fu concessa la medaglia d'oro al valor militare, alla memoria di questo eroe, la cui motivazione è stata poc'anzi letta. Quella moralità e onestà così vilmente calpestata, quella moralità e onestà che era e dovrà essere il grande patrimonio dell'unità nazionale. Il malessere che si effettua in tutti noi per le brutture di un sistema assurdo, quando non peggiore del passato, che ha coinvolto negativamente la nazione in un lurido mercato deriva da consumati imbrogli a carico di tutti noi cittadini. Noi auguriamo e auspichiamo che il sacrificio compiuto da questi eroi caduti per la patria si elevi un monito ed un incitamento a ponderare che se la responsabilità di un disastro etico, morale ed economico che ha coinvolto il Parlamento e la Nazione è attribuibile a fallaci amministratori, è anche colpa dolosa dei cittadini. Questa mia festa comincia ad andare a lezione alle notizie dei giornali, volevo dire loro, sappiate che l'Italia è fatta soprattutto di gente semplice, onesta, capace al momento opportuno di grandi gesti.